Io sono arrivato a Dublino nel 2014 e sono arrivato come artista di strada. Fondamentalmente nasco come chitarrista e ho iniziato suonando in strada, poi ho iniziato a scrivere la mia musica originale. Allora, io questo strumento, questo è uno slide didgeridoo. La partita come un'esperienza, come una mezza vacanza, sto ancora qui, sono 8 anni adesso. Però l'artista di strada a Dublino è apprezzato, parte proprio della cultura irlandese. Tu in strada sei nudo e non sai, non è che c'è già un pubblico lì che ti aspetta come magari al pub o alla serata. Sei tu che tramite la musica attrarrai un tipo di persone rispetto ad altre. E da lì si creano connessioni. Qui siamo a St. Stephen's Green, che è praticamente il parco principale nel centro di Dublino. I miei migliori ricordi sono qui. E i migliori combattimenti con i gabbiani. La musica che va in radio ultimamente, insomma negli ultimi anni, è musica che è stata fatta più che altro per vendere, per business. E non, diciamo, l'artista non è neanche più artista, è qualcuno che diciamo si esibisce, canta una canzone, suona un pezzo, ma in realtà non l'ha manco scritto lui. Penso che l'artista barra musicista ha un ruolo di condividere un messaggio, ma se non c'è niente da dire e fai musica, suona vuota, non c'è un messaggio, non c'è un qualcosa di fondo che connette. Con il fatto che non ho un capo, nessuno che mi dice che cosa devo fare, però sono il boss, sono quello che pulisce i bagni, sono quello che il PR, sono il performer, quindi sono tutto, sono tutta l'azienda, tutta la compagnia. How are you? Good to see you. I'm great. Doing an interview right now. Yeah, actually, about the didgeridoo and music. Io non penso che sono venuto qui per fare, diciamo, il botto e diventare super famoso. Io vorrei avere il mio giro, che già c'ho, il mio giro, viaggiare il mondo, collaborare con più artisti possibili, ma avere un livello di qualità di musica come lo voglio, come voglio io. Immagino the people living for today. Un discorso legato secondo me sulla fiducia personale, cioè se io non credo in me stesso o nella musica che sto producendo o condividendo, non avrò sicuramente risultati, perché sì, se non ci credo io in prima persona, non ci sarà nessuno che mi supporterà. Di base i miei testi parlano di, insomma, ricercare se stessi, trovare se stessi, cercare la propria verità e soprattutto analizzare quel tipo di distrazioni che ci portano ad avere abitudini distruttive alla fine. La mia musica parla, insomma, una sorta di risveglio personale. Non credo più che le cose succedano a caso. Negli ultimi anni questa cosa l'ho provata sulla mia pelle. Non ci credo più. Tu attrai un certo tipo di persone perché sei un certo tipo di persona in quel momento. Vivo oggi. Io oggi ci sto qua e oggi vivo. Tra 10 anni sicuramente mi vedo ancora condividendo messaggi a livello musicale. Me la vivo ogni giorno e cerco di viverla ogni giorno come fosse l'ultimo, onestamente.